Il passaggio di pomeriggio 5 in uno studio più piccolo permetterà a Mediaset un grande risparmio di costi. Compromesso che potrebbe essere alla base del rinnovo di contratto con l'azienda, smentendo le voci di separazione, tra le indiscrezioni televisive più succulente delle ultime settimane, quella di un possibile mancato rinnovo di contratto di Barbara D'Urso con Mediaset è certamente la più succulenta. Le ipotesi di un addio di Barbara D'Urso a Cologno Monzese dopo una lunga frequentazione hanno fatto gridare alla fine di un'era, considerando quanto l'estetica d'ursiana abbia inciso sullo stile delle reti Mediaset in questi anni. Alla ricostruzione si è aggiunto un altro dettaglio degli ultimi giorni, il cambio di studio di pomeriggio 5, con Barbara D'Urso che si è adeguata allo stesso spazio utilizzato al mattino da Federica Panicucci e Francesco Vecchi e dalle redazioni dei TG Mediaset, raggruppate in un identico spazio di messa in onda nei mesi scorsi in nome di una razionalizzazione dei costi. Se l'inerzia interpretativa potrebbe indurre a considerare lo spostamento da studi iperluminosi e ampi a questo piccolo spazio come l'ennesimo segnale di una retrocessione che condurrà all'inevitabile uscita dal gruppo, il passaggio dalla villa al monolocale, la metafora è lecita, potrebbe avere l'interpretazione diametralmente opposta di una premessa per il rinnovo del contratto di Barbara D'Urso a Mediaset. Le voci di corridoio che arrivano a fanpage.it parlano della nuova collocazione di Barbara D'Urso come il frutto di un accordo, una sorta di compromesso. Il suo passaggio negli studi di Mattino 5 e delle testate giornalistiche rappresenta per Mediaset un enorme risparmio in fatto di costi, permette infatti all'azienda di ammortizzare tenendo acceso un unico studio per i contenitori quotidiani. Nell'ambito di questa razionalizzazione dei costi, si starebbero costruendo i presupposti per un nuovo contratto tra Mediaset e Barbara D'Urso dopo la scadenza a dicembre di quello in corso. Manovra che porterebbe, peraltro, a una giustificazione stilistica definitiva dei contenitori del daytime di Canale 5.